Primo evento in presenza ieri sera per la terza edizione della Sarduzza Festa Marinella di Selinunte, con un open restaurant che ha consentito ai partecipanti di vivere una piacevole serata immergendosi nei sapori della tradizione culinaria selinuntina, degustando uno speciale menù a base di sarde, appositamente ideato per il Sarduzza Festa e proposto a cura dello chef del ristorante Baraonda. Presente anche uno spazio espositivo a cura della condotta Slow Food di Castelvetrano, di prodotti che rappresentano l'agroalimentare di qualità del territorio, pane nero, olio e miele. Allora, facciamo tutto a base di sarde, partendo dai mortieri di sarde a beccafico, fatto a forno, poi couscous di sarde e sformato di sarde. Tutta sardina fresca rigorosamente di Selinunte. Su che cosa lavora di più? Trattate il pesce chiaramente qui a Marinella Selinunte. Allora, rigorosamente pesce fresco, comprato all'asta ogni mattina a Selinunte, è venduto, cucinato e venduto subito. Quello che basta, diciamo, giornaliero, si capisce poi dal lavoro. Puntiamo pure su dei piatti tipici, tipo la pasta con le sarde, pasta col pesto siciliano. Questa sera noi abbiamo fatto degli involtini di sarde a beccafico alla selinuntina, poi abbiamo fatto un couscous con le sarde e poi uno sformato di sarde con verdure nel mezzo con melanzane e peperoni. Un menù chiaramente tutto improntato sulla sarda. È già sperimentato o è la prima volta che lo proponete? No, qua al Baronda è la prima volta che lo proponiamo, diciamo, come novità, come tutto. Poi è un piatto mio, diciamo, fatto in altri posti pure. La torna il Sarduzza Festi in presenza. Sì, è una edizione che torna alla normalità fortunatamente. Noi, questa è la terza edizione, come tutti sanno, noi già il secondo anno che ci siamo offerti come partner a questo progetto che ci sembra molto interessante perché punta alla valorizzazione di un prodotto di punta del nostro territorio, che è appunto la sardina di Selinunte, tipica del Golfo Selinuntino. Produco questo olio qua che si chiama Coton. Il nome prende origine dal fiume Cottone che scorre tra la Valle dei Templi di Selinunte e il nostro terreno. Detto questo, intanto volevo premettere un ringraziamento veramente però sentito da parte mia e spero da parte di tutti a Slow Food e all'occasione di questa sera, in quanto chiaramente la difficoltà forse maggiore per i produttori è proprio questa, di trovare dei veicoli, degli spazi dove veramente, appunto, veicolare, scusate il gioco di parole, il messaggio, cioè l'autenticità di alcuni prodotti.